Ciao a tutti e bentornati qui con me. E se invece è la prima volta che passi di qua, guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale. Grazie mille! Natale è già nell'aria. Oggi vi presento una ricetta molto versatile che va bene tutto l'anno, ma oggi la rivisitiamo in chiave natalizia. Sarà un bellissimo centrotavola commestibile da condividere con tutta la famiglia durante le feste. Prepariamo insieme ghirlanda di pane. E ora prendo un pochino dell'acqua prevista e sciolgo il lievito. Nel boccale della planetaria metto tutta la farina che sarà di tipo 2. Se non volete mettere questa farina potete mettere la farina 0 classica per fare il pane oppure di tipo 1. Poi metto lo zucchero, l'olio e la miscela di acqua e lievito appena preparata. Cominciamo ad impastare questi primi elementi. Proseguiamo aggiungendo piano piano l'acqua fino ad esaurimento. Finita l'acqua lascio lavorare 5 minuti, poi vado ad aggiungere i semi e il sale e lascio impastare altri 10 minuti. L'impasto è pronto, è leggermente appiccicoso, mi ungo le mani con dell'olio e lo sposto in una ciotola unta. Con una spatola leggermente unta faccio le famose pieghe in ciotola, giro e porto al centro per qualche volta. Copro con pellicola, lascio lievitare in un luogo tiepido almeno 2-3 ore, fino al raddoppio. Dopo 3 ore l'impasto è più che raddoppiato, procediamo. Prendo una placca da forno e la fodero con carta forno. Prendo un coppapasta, altrimenti una scodella di ceramica o di vetro. La posiziono al centro. Ungo le mani d'olio. E posiziono. E proseguo con tutte le altre. Le palline devono essere di circa 40 grammi. Distanziamo ogni pallina di qualche millimetro. E ora proseguo con il secondo giro. E ora lo copro con pellicola, lascio lievitare un'altra ora. Finita la seconda lievitazione, tolgo piano la pellicola, spennello delicatamente con dell'olio di oliva, poco poco. E distribuiamo sopra qualche seme, gli stessi che abbiamo usato nell'impasto. E siamo pronti ad infornare.